Io fianco diretto. Ha sentito parlare del Cotugno, di questa eccellenza unica in Italia? Per come? Cominciare dal direttore generale, voi tutti, medici, paramedici, infermieri, tutti, vi state prodigando in una maniera straordinaria, tra l'altro forse uno dei pochissimi senza infezioni, eccetera, quindi con tutte quelle precauzioni che sono state prese. Allora mandava, cosa posso fare? Padre Santo, lei oltre a pregare ci deve mandare qualcosa di utile. I respiratori. Allora, sembrava che arrivassero tre, però ne sono arrivati due respiratori. Però poi ci sono le tute, i camici, i dispositivi. E poi ha detto: voglio mandare un po' di uova, perché questo vuole essere un segno che sono vicini a tutti. Ma è solo stamattina che... Allora, Eminenza Reverentissima, ho il piacere di inviarle numero 2 respiratori che Papa Francesco ha voluto destinare all'ospedale Domenico Cotugno di Napoli per la cura dei malati di Covid-19 nelle terapie intensive. Le chiedo, a nome del Santo Padre, di consegnare in dono questi dispositivi al suddetto nosocomio e di significare alla direzione, a tutto il personale e in particolare a quanti soffrono per la malattia, che lui è vicino a ciascuno di loro con la preghiera e in parte di cuore la sua benedizione apostolica, pegno dei desiderati aiuti e conforti celesti. La ringrazio del cortese favore, Cardinale Krajewski, l'elemosiniere del Papa. Allora, naturalmente, il fatto di aver considerato tra i pochi ospedali ai quali lui ha voluto dare un segno della sua vicinanza, il nostro Cotugno qui a Napoli, è certamente qualcosa che ci inorgoglisce. Io poi gli risponderò a nome, anche casomai facciamo poi una letterina insieme, firmiamo insieme, mandiamo al Santo Padre. Però adesso dobbiamo scaricare queste. Sì, stanno...